Dopo la sconfitta interna di 4 giorni fa nel recupero contro il Pierantonio, il Madonna del Latte San Secondo prova a scuotersi e di fronte a sé trova il Padule San Marco, cliente davvero scomodo per ripartire, ma come vedremo la squadra di casa, trascinata da un grande solito Tadi, riuscirà nell'impresa. Quarto minuto, Madonna del Latte pericolosa con un'azione a destra, l'ottimo cross di Rossi, Lapo Rossi sul secondo palo. Il portiere si ritrova il pallone tra le mani. Ancora il Madonna del Latte con questa conclusione dal limite al settimo, palla alta. La risposta del Padule San Marco al 24esimo, finisce a terra un giocatore. Poi la palla arriva, il tiro subito di prima intenzione da parte di Giacomo Benedetti al 27esimo. Dunque si porta in vantaggio la squadra ospite. A questo punto c'è la reazione però del Madonna del Latte che ci prova con questo gran tiro al volo. È fortunato il portiere ospite che si ritrova il pallone tra le mani, ma non può nulla quando arriva il pari, il cross al centro da calcio d'angolo, la sponda sotto misura, gira in rete proprio lui, Gianmarco Tadi, per il pari al 34esimo. Dunque 1-1, festeggiano un po' tutti. Andiamo al 34esimo, cioè no, invece in questa circostanza l'arbitro fischia la fine del primo tempo, come abbiamo visto, si chiacchiera e c'è anche l'albero di Natale sugli spalti. Andiamo dunque alla ripresa, dicevo, al primo minuto c'è un'opportunità per la squadra ospite del Padule San Marco. Andiamola a vedere subito. Nel nostro montaggio c'è questo tiro però svirgolato con la palla che se ne va sul fondo da parte di Mencarini. Ancora la risposta della squadra ospite, vi ricordo, siamo di casa, siamo sull'1-1, il tiro, la parata del portiere, il palo, ma è tutto fermo perché il direttore di gara concede un calcio di punizione. Il tiro a girare di Ceccarelli è davvero da dimenticare. Al sesto minuto la palla colpita di testa se ne va sul fondo, ma è al dodicesimo che la partita cambia. Il cross al centro, arriva a centro area il tiro del solissimo Marco Mariotti, il pallone che si infila in rete dopo una carambola. Gol da attribuire sicuramente al numero 10 di casa. Con le immagini andiamo al 23esimo, azione del Padule San Marco, batti e ribatti, alla fine c'è il tiro che se ne va però sul fondo con Boncompagni che fa buona guardia. Al 36esimo arriva invece il pari, stavolta Boncompagni la combina davvero grossa e confeziona un assist, così potremmo dire, per Gambini che segna la rete dell'1-1, gol di Gambini dunque per il pari 2-2 a questo punto tra il Madonna del Latte San Secondo e il Padule San Marco. Siamo al 40esimo, ma la squadra di casa ci crede ugualmente, prima sfiora il gol, poi è il portiere Boncompagni che stavolta controlla il pallone, ma sul filo potremmo dire del fischio arbitrale. Al 45esimo arriva la rete che consegna la vittoria al Madonna del Latte San Secondo. E indovinate chi lo segna? La segna come sempre Tadi che sotto misura, dopo la respinta del portiere, deposita in rete il gol per la gioia del pubblico. Dunque torna al successo il Madonna del Latte San Secondo 3-2 sul Padule San Marco. Beh, sì, sicuramente è dura commentare una partita persa all'ultimo minuto. Risultato un pochino condizionato, come ha detto lei, dagli episodi. Comunque, sì, abbiamo iniziato bene, un gran bel primo tempo. Sapevamo di giocare con una bella squadra, sicuramente organizzata e sicuramente una delle più organizzate del campionato, ma siamo venuti qui a testa alta, abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo subito pochissimo per non dire niente, una disattenzione su un calcio piazzato ci ha costato caro. Poi il secondo tempo siamo rientrati con la stessa mentalità, con lo stesso obiettivo di portare via punti qui, che è sempre molto difficile, e però, come dice lei, gli episodi purtroppo hanno condannato noi. Complimenti ai nostri ragazzi, sicuramente che hanno fatto una grandissima partita sotto il punto di vista tattico, sotto il punto di vista tecnico, mentalmente.
Veniamo da un momento un po' difficile, però sicuramente con questa mentalità riusciremo a uscirne. Sì, è stata una partita che l'abbiamo controllata sin dall'inizio e diciamo che l'1-0 un po' beffardo, come del resto anche il pareggio loro. Però è stata, come dicevo prima, una partita controllata che siamo riusciti anche a portare a casa e quindi a prendere anche una boccata d'ossigeno, perché comunque venivamo da dei risultati un po' negativi, diciamo, per la nostra classifica. Siamo contenti e adesso cercheremo di chiudere il girone di andata e ripartire con la prima di ritorno al meglio, ecco.